Cari amici, benvenuti a questo video dedicato a Starfield, il tanto atteso gioco di ruolo d'avventura sci-fi sviluppato da Bethesda. Oggi vi porteremo a scoprire tutto ciò che c'è da sapere su questo titolo emozionante. Iniziamo dalle basi, per chi non è ancora del tutto informato su Starfield. Questo gioco è stato sviluppato da Bethesda, la stessa casa produttrice di serie iconiche come The Elder Scrolls e Fallout. Ma Starfield si distingue per un nuovo approccio sci-fi, che vi lascerà senza parole. Starfield è un gioco di ruolo d'avventura con elementi action e sparatutto. L'ambientazione è un universo open world e offre un gameplay non lineare e una trama dinamica che si adatta alle scelte del giocatore. Il tutto si svolge nell'anno 2330, in un futuro non troppo lontano, dove l'umanità ha colonizzato sistemi stellari vicini al nostro. Ma c'è una sorpresa, siamo ancora nel nostro universo, con Terra, Sole e tutto il resto, ma in un futuro ipertecnologico, dove molte delle nostre abitudini sono state dimenticate. Il gioco inizia sul pianeta Vectera, luna di Ansenon, dove vestiremo i panni di un minatore assoldato dall'azienda mineraria Argos per estrarre risorse. Ma il destino ci riserva molto di più. Quando ci avviciniamo a una risorsa particolare, troviamo un misterioso oggetto incastonato nella pietra. Toccarlo cambierà il corso della nostra avventura. Questo è il momento in cui inizia anche la creazione del nostro personaggio, rendendo il gioco ancora più coinvolgente. Dopo un evento misterioso, ci risvegliamo nel lettino del medico all'interno dell'avamposto e Lynn Heller ci chiedono cosa abbiamo visto. Ma le sorprese non finiscono qui. Quando vediamo una nave spaziale atterrare, incontriamo Barrett, un vecchio amico di Lynn che ci coinvolgerà nella sua avventura. Anzi, più che coinvolgere, ci scaricherà proprio tutto addosso sulle nostre spalle, in quanto ci regalerà la sua astronave e ci dirà vai alla scoperta dei misteri. Quindi praticamente mi ha dato quella sensazione proprio di dover proprio buttarci addosso il peso di un chissà quale mistero, però non ci ha dato motivo di spiegazione né tantomeno ci ha spiegato i comandi magari della sua astronave. Infatti ho avuto anche diverse difficoltà nel dover decollare e utilizzare la nave, almeno all'inizio. L'oggetto che abbiamo trovato è un manufatto particolare, con una fonte di energia misteriosa. Barrett e il suo gruppo, chiamato Constellation, lo stavano cercando e hanno bisogno di noi per interfacciarsi con questi manufatti. Questo innescherà una serie di eventi e di colpi di scena? Direi proprio di no. Ora passiamo al punto cruciale. Starfield offre un'esperienza di gioco coinvolgente? La grafica è stata apprezzata o criticata, ma conta poco a mio parere. La cosa che conta davvero è il gameplay. Si è parlato della grafica di questo gioco a lungo. Tuttavia, la bellezza visiva da sola non è sufficiente a garantire il successo di un gioco. La mancanza di coinvolgimento nel gameplay è un problema fondamentale. La storia poco avvincente e le attività di esplorazione spaziale ripetitive si traducono in un'esperienza noiosa. Starfield manca dell'elemento fondamentale che dovrebbe caratterizzare un gioco, ossia il divertimento. Un gioco di ruolo spaziale dovrebbe essere ricco di esplorazione e avventure mozzafiato, tuttavia Starfield delude in questo aspetto. Gli incontri con gli alieni, le scoperte con i nuovi pianeti sono rare e spesso ci si trova in zone desertiche o in presenza di animali indifferenti. L'assenza di un senso di avventura e di momenti emozionanti fa sì che il giocatore abbia più voglia di spegnere il computer che di continuare l'esplorazione. Starfield soffre anche di numerosi bug che possono interrompere l'esperienza di gioco. L'intelligenza artificiale dei compagni di gioco è deludente e lascia molto a desiderare rispetto ai titoli precedenti di Bethesda come Skyrim e Elder Scrolls. Alcune recensioni elogiano il gioco per alcune caratteristiche, ma sembrano essere aspetti che si trovano già in molti altri giochi. Questi includono combattimenti a fuoco, solidità nelle missioni, un miglioramento dell'intelligenza artificiale avversaria, scorci spettacolari e la presenza di navi. Tuttavia, questi pro non sono sufficienti a compensare le carenze fondamentali del gioco.
Nei giorni odierni, quando ci immergiamo nel mondo dei videogiochi, spesso ci aspettiamo un'esperienza coinvolgente e mozzafiato. Il tempo è prezioso e desideriamo emozionarci, non soltanto leggere interminabili dialoghi e sottotitoli. I videogiochi hanno progredito enormemente nella narrazione negli ultimi anni. I giocatori non sono più semplici spettatori, ma parte integrante della storia. Questo ci ha dato la possibilità di vivere storie epiche attraverso gli occhi dei protagonisti. In conclusione, Starfield è un gioco che ha deluso molto le aspettative, mancando di una trama coinvolgente, di avventure emozionanti e di un gameplay divertente. Si posiziona come un titolo mediocre nell'universo dei giochi di ruolo spaziali. Non riesce a catturare il cuore e la mente dei giocatori e le promesse di un vasto mondo spaziale rimangono in gran parte inesplorate. Nonostante le recensioni che lo definiscono un capolavoro, Starfield sembra destinato a passare inosservato, a meno che non venga apportata una serie di miglioramenti significativi tramite patch future. La decisione finale su Starfield è nelle vostre mani. Sarà il vostro prossimo grande viaggio nello spazio o una delusione? Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e non dimenticare di iscriverti al canale per altre recensioni e contenuti sul mondo dei videogiochi. Alla prossima!